quelli del pilota e per quell'altro sono veramente entrambi che meritano di partecipare a tutte le gare. Intanto hanno concluso gli altri piloti, anche Mario, malgrado tutto quanto, gli facciamo fare ancora un giretto così si sfoga. Intanto che c'è anche dietro, abbiamo spazio ancora. Barcariato ci saluta con l'ultimo sobbalzo, continua comunque mangiandosi con un giretto, adesso speriamo veda la bandiera, sembra l'abbia vista, ecco infatti che va a parcheggiare. Piano con i pupi! Come tre remati, due alla volta. E Silvestre Christian, scatenato oggi, ha cambiato motorizzazione dell'anno scorso, i primi risultati della stagione non sono stati eclatanti, ma sembra cominciare a prendere mano sul suo nuovo mezzo. Li vedo dei fumi strani, ci devono essere degli indiani che stanno mandando dei segnali. Speriamo che niente di peggio, perché oggi stiamo facendo una strage delle api della TNT. Pronto? Dai, rotta mai! Cos'è rotto? I coglioni da rotti o can? Dentro la grande anche lui, ma oggi non è nella sua giornata migliore, ha avuto in altre occasioni, ci ha regalato momenti molto più belli, più spettacolari. Qualche tipo di colore arancione, chi può aver perso un pezzo di ape, che appunto hanno concluso, li tiriamo fuori, ancora due concorrenti rimangono per concludere in bellezza questa giornata. Ramorino Patri che non lo so. Di Martin Toni Mirko credo. Ecco qui ci ha salutato di Silvestre Cristiano Rocchetti. No, va bene? Se volete restate con noi per le premiazioni, così beviamo ancora qualcosa insieme. Ultimi giri, godeteveli, perché anche questi piloti sono molto spettacolari, tutti e due naturalmente. Vi ricordate la perso davanti Martin Toni prima quando ha perso le ruote? Adesso le hanno chiuse molto meglio. Patrick, un pilota che quest'anno ci ha fatto vedere delle grandi cose in tutte le gare alle quali ha partecipato. Oh,
ci mancava dalla marcia precedente, era ora di farne un po'. È transitato quindi in forma polverosa anche Ramorino. Ultimi giri, godetevi lì perché per un altro anno, ecco qui Martino, ha detto non voglio nessuno che mi aiuti, ce la faccio da solo. Grande numero naturalmente, andare giù e raddrizzarsi non è una cosa da poco, non è una cosa che si fa tutte le volte. Patrick Ramorino! Che urla incassato come una bestia, il motorino naturalmente. Eh sì, forse bisognerebbe anche cambiare marcia ogni tanto. Ma anche padre che siete dentro bene con i fuori giri, mi fanno segno che hanno finito i ripetitivi, che vi siete divertiti anche voi. E se io vi ricordo, il prossimo anno torneremo giù anche il prossimo anno, e se no... E beh, potete venire a vederci dalle nostre parti. Sì, cosa quasi permettendo naturalmente. Molti desideri, ancora un giro che sono... Ma naturalmente il tempo è già stato rilevato ed è... Ma insomma... Ah, ancora numero? Sì, eccolo lì, stavolta non ce l'ha fatta da solo. Dategli una mano! Della Proloco, un grazie allo scultore del buco.